Ciao a tutti. Inizio questa piccola ripresa specchiandomi perché mi sto autoriprendendo. Sono nel mio studio dove generalmente dipingo e per anni ho sperato di avere uno studio fuori dalla mia abitazione, però in questo caso fortunatamente sono avvantaggiata perché posso portare avanti il mio lavoro di pittrice. Alcuni di voi hanno il materiale nello studio, nell'atelier e magari non possono proseguire i propri lavori, però non per questo possiamo o potete magari mettere degli oggetti davanti, utilizzare qualsiasi supporto dove disegnare, anche con matite, penne, qualsiasi cosa che vi venga in mente, o anche degli smalti, dei rossetti, qualsiasi tecnica può andare bene, anche facendo del collage, del decollage. E poi potete mandarmi, se volete, anche i vostri lavori. Qualcuno mi ha già contattata per avere degli suggerimenti e a breve mi metterò in contatto, magari facendo una videochiamata e facendole vedere anche come si usa il pennello per creare queste sfumature che mi sono state chieste. Intanto volevo farvi vedere un po' il mio studio, e non è un mio studio personale, ma lo condivido con il mio coniglietto Felix, che adesso si trova sdraiato in corridoio. Si vede un pochino, diciamo, un po' buia l'inquadratura. Poi nei prossimi giorni vi farò condividere dei video mentre lui osserva, mi osserva mentre dipingo. Questa è la stanza dove io generalmente porto avanti i miei lavori. Se vedete adesso ce n'è uno sul cavalletto. Io generalmente dipingo due o tre quadri contemporaneamente, quindi nei prossimi giorni vedrete vari dipinti che sto portando avanti. Questo è il mio cavalletto, vedete qua ho tutta l'attrezzatura e non dico solo a voi che siete i miei allievi di fare le prove colore, come vedete queste sono tele di prove per poter essere sicuri che la tinta possa andare bene. Guarda Carlo, la statuina che mi hai portato dall'Egitto, vedi dov'è? È qua che mi guarda. E niente, lì c'è la gabbietta del mio Felix, sul tavolo ci sono altri strumenti, come vedete. C'è un misto nella stanza, questo è un ultimo mio dipinto, però al momento non mi soddisfaceva completamente e la mia intenzione è di riprodurlo su una tela più grande per dare più importanza al dipinto. Dalla mia finestra c'è un parco giochi, in questo momento è completamente vuoto, nei giorni scorsi c'erano più persone, ci sono pochi rumori, però il cinguettio degli uccellini mi accompagna durante la giornata, poi alterno magari l'ascolto alla radio, ascolto di preghiere anche. E niente, questo è lo studio dove nei prossimi giorni cercherò di portare avanti il più possibile i miei lavori. Qui c'è lo zaino che in questi giorni ho portato avanti e indietro sulle spalle dalla mia casa al borgo, perché qualcuno di voi saprà che è partita la collaborazione con lo SFA e quindi anche loro stanno facendo come voi delle copie dal vero, con matita, carboncini e sicuramente anche per loro rimanere chiusi in casa non sarà semplice, soprattutto che
diciamo, hanno tante attività che li tiene impegnati e gli dà anche soddisfazione. Niente, voi lo sapete, io non sono bravissima a parlare, però volevo farvi sapere che vi sono vicini e come voi uscirò solo per le cose necessarie, come prendere il pane, la frutta, e mi dedicherò allo studio, alle cose che fino adesso non ho potuto fare. E niente, se avete bisogno dei consigli, potete chiamarmi o mandarmi un videomessaggio, ci possiamo sentire per telefono e cercherò di aiutarvi a portare avanti il vostro lavoro. Qualcuno aveva dei compiti in questi giorni delle d'arte delle medie e abbiamo portato avanti la quadrettatura e niente. Sa che se diciamo il lavoro è stato concluso, mi può mandare l'immagine. Vi saluto tutti, vi mando un bacio e poi nei prossimi giorni farò dei piccoli video mentre dipingo e mentre do i suggerimenti a chi mi viene chiesto. Poi preparerò una composizione da mandare l'immagine per chi vuole svolgerla a casa. Ciao a tutti.